del Consiglio Comunale, il signor Campagna. Bene, signore e signori, a tutti buona serata. Qui abbiamo appunto stasera l'orchestra del maestro Coco, a cui va un nostro caloroso applauso perché sta facendo molto bene. E sono particolarmente contento, non solo io, ma anche il signor sindaco, che colgo e tutta l'amministrazione, perché tutto, posso dire, diciamo, il comune è in fermento, infatti in questi momenti, non solo qui a Marina San Giuseppe, c'è naturalmente questa l'orchestra diretta dal maestro Coco, ma anche a Bevera c'è una commedia, abbiamo praticamente anche al teatro diciamo anche un'altra diciamo presentazione, e come vedete questo è per noi motivo di grande soddisfazione. Motivo di soddisfazione quindi va a tutti gli organizzatori, a questo magnifico pubblico che vedo sempre numeroso, non solo diciamo a Marina San Giuseppe quando si balla anche a Resentello, quindi questa partecipazione è molto importante perché questa per noi, per tutta l'amministrazione, è gratificazione. Noi siamo gratificati di voi, noi cerchiamo di fare il meglio, naturalmente con i mezzi che abbiamo. Quindi non vorrei tediarvi, porto il saluto da tutta la nostra, dal sindaco, dal signor sindaco Gaetano Antonio Scolino, che è nei pressi, diciamo ci siamo visti poco fa. E un saluto personale da parte mia, e state tranquilli che cercheremo di migliorarci, di migliorare le cose. Qui abbiamo una bella zona anche perché siamo vicino al porto costruendo, e quindi vogliamo che questa amministrazione in tutte le direzioni si sta impegnando, in tutte le direzioni, la cultura, tutto diciamo, ecco. Quindi non vorrei tediarvi, buon proseguimento di serata, senz'altro sarà un applauso al direttore, al maestro Coco e a tutta la sua orchestra, e buona serata, buon divertimento. Prima di concludere questa serata musicale è doveroso ringraziare il sindaco, l'amministrazione comunale, quale ringraziamenti, ma io li faccio lo stesso, il maestro Franco Coco! L'orchestra filarmonica giovanile Città di Ventimiglia! Un grazie a coloro che non sono più allievi ma sono qui a dare il loro contributo musicale, e naturalmente un grazie a voi per la cordiale partecipazione. La nostra associazione è completamente non a scopo di lucro, infatti è sostenuta con l'attività volontaria dei ragazzi, quindi vi invitiamo, per chi ne ha il piacere, a sottoscrivere la tessera come socio sostenitore, con un'offerta libera utilizzata per le spese da sostenere durante l'anno. L'Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia vi saluta e vi auguro una buonanotte con un brano di musica leggera, un lento per essere precisi, eseguito al sax tenore dal professor Mirko Rebaudo. Ecco
a voi Sax Appeal. Arrivederci al prossimo appuntamento con la musica, che si terrà il 9 agosto al Teatro Comunale in occasione della serata dedicata agli Spantegai, a cui parteciperanno l'Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia, il Coro Polifonico della città e la Compagnia Teatrale Ventimigliusa. Buonanotte a tutti. E non vorrei dimenticare neanche colei che ha animato questa serata, che ha presentato in maniera impeccabile la nostra Silvia Osio, grande flautista. Quindi un grazie di cuore da parte mia e da parte di tutti. E anche un grazie a coloro che caricano e scaricano, perché non si vedono, però ci sono delle persone che vengono gentilmente per caricare, per mettere a posto la roba. Quindi è un lavoro anche un lavoro fisico, non è solamente un lavoro artistico la musica. La preparazione richiede anche la sua fatica. E quindi un grazie anche a coloro che collaborano, le persone. Grazie a tutti.